Buon pomeriggio dallo stadio Guido d'Ippolito di Lamezia Terme, sesta giornata di campionato di eccellenza calabrese. Tra poco si sfideranno in campo Vigor Lamezia e Rende, quasi una sorta di testa coda, visto che i biancoverdi occupano la seconda posizione a meno due dalla Reggio Ravagnese, che doveva giocare ieri nel consueto anticipo televisivo contro l'Isola Caporizzuto, ma gara che è stata rinviata per allerta meteo, mentre invece il Rende occupa il penultimo posto con un solo punto frutto di un pareggio. Per il resto quattro sconfitte per la formazione biancorossa, che ha vissuto un'estate un po' travagliata con il cambio di proprietà e la partenza un po' a rilento. Vigor Lamezia e Rende che stanno effettuando il loro ingresso sul rettangolo di gioco. Terdola, Scalon, Azzinaro, Trentinella e Gir, Volpe per la Vigor, con Curcio che proprio domenica scorsa si è sbloccata. Attenzione a Catania, il destro del gol, e passa subito in vantaggio la formazione biancoverde con questo destro di Catania dal limite dell'aria. Il portiere ospite Calderano non è sembrato impeccabile. Comunque conclusione angolata di Catania, e quindi risultato che si sblocca dopo appena due minuti con Angelo Catania, che comunque recupera la palla, sventagliata di sinistro per Bernardi. Bernardi, ottimo stop sulla linea di fondo, e la palla in rete, e c'è il 2-0, ha segnato Condemi. Si sblocca quindi anche Marco Condemi, arriva il 2-0 della Vigor Lamezia, l'ultimo arrivato dopo l'assist vincente di Palmi per il 3-0. Stavolta invece va a segno direttamente lui con questa precisa inzuccata a spese della Vigor Lamezia. Vediamo se riesce a recuperare questa palla Condemi. Sì, è il pallonetto del gol di Condemi, doppietta di Condemi che non perdona l'errore di Saturnino. Pallonetto delizioso di Condemi, 3-0, e doppietta personale per il fantasista di Gioia Tauro. Quindi al 20° minuto, terzo gol della Vigor. Quest'anno probabilmente ha pagato anche un po' l'avvio in ritardo, anche se però bisogna dire attenzione a questa palla di Condemi e l'autogol. 4 e sono 4, stavolta ha fatto tutto in Rende, possiamo dire la clamorosa autorete dovrebbe essere del numero 4, Iorio. Sì, si tratta di Iorio. Buon anticipo aereo di Denisi, poi questo bel colpo di tacco di Bernardi. Padin ancora per Bernardi, il tiro del gol di Bernardi, anche lui partecipa oggi a questo festival del gol. Bella triangolazione Bernardi, Padin, Bernardi, e Bernardi da sotto ha insaccato, è riuscito solo a toccare la palla Calderaro, ma non ad evitare che gonfiasse la propria rete. Quindi al 32° arriva il 5-0. Azzinaro che ha voglia di recuperare il terreno perduto, e all'esordio oggi Azzinaro in campionato dopo appunto il lungo infortunio. Ed è Catania il gol di testa, anzi di Padin. Catania ovviamente era uscito, gol di Padin, l'incornata vincente sul cross di Trentinella. Arriva quindi anche il 6-0, e va sul taccuino dei marcatori anche Padin con un gol alla Catania, possiamo dirlo, una bella incornata, la messa appunto dove non poteva arrivarci Calderaro. E quindi al 40
43esimo, Padin firma il 6-0